Piero, questi The Lions è venuta la pareggita stranamente. Ecco. Siete anche un po' allergici. Beh, come mai? Tra l'altro è arrivato all'ultimo questo sì. Gol degli Spurs. Allora, questa partita può essere letta in due modi. Una, che gli Spurs hanno meritato, nel senso che potevano anche vincerla, perché hanno tenuto loro il pallone del gioco, soprattutto nella seconda parte del primo tempo e in tutto il secondo tempo praticamente. Quindi loro potevano vincere anche 4-1, 5-1, a seconda dei punti di vista. E per le azioni e per il gioco che hanno creato, Di Bello è stato veramente fenomenale, oggi abbiamo parlato di tutto. Così come noi siamo stati anche bravi comunque a chiuderci. Il problema è che abbiamo avuto difficoltà a ripartire. Nonostante questo, cioè imbastire diciamo azioni di contropiede vere e proprie, nonostante questo però c'è rammarico, perché comunque siamo stati 1-0 fino praticamente agli ultimi 5 minuti. Cioè bastava tenere un altro pochettino, magari riuscivamo a portare questo, cioè a vincere 1-0, sai. Poi è arrivato l'1-1 appunto, e la cosa che fa più rabbia è che dopo l'1-1 ci siamo messi a giocare. In particolare diciamo si è svegliato Walter, che è un po' quello che oggi forse ci è mancato. Walter forse si sta un po' appannando negli ultimi tempi, oppure non lo so. Diciamo che lo vedo più, almeno oggi, un pochettino un po' moscio, un po' scarico, però non lo so, bisogna chiederlo a lui. Vabbè, cioè, lui ci tiene tantissimo, è ovvio, lui ci tiene tantissimo. Infatti noi prepariamo sempre la partita il sabato mattina, poi ne parliamo durante la settimana, quindi cioè, lui ci tiene tantissimo. Però non lo so, sono un paio di partite, due o tre partite che arriva in campo con qualcosa in meno, diciamo, rispetto a quello che lui, perché lui può dare tantissimo, soprattutto lui è il motore della squadra a livello di gioco. Poi gli altri, che dire, gli altri grande sacrificio, grande impegno, sono tutti bene, soprattutto nella fase difensiva. È mancato praticamente un pochettino di, ripeto, iniziativa in fase offensiva, cioè quella capacità, sai, di quando si è in difesa di partire un po' di però. Antino vince il campionato fine, perché lo decide lui, tanto lo vince lui il campionato, sicuro. non svegliamo le cose. Comunque, prossimo turno affronterete i Deportivo Aperitivo, che vengono dalla pesante sconfitta con i Banalissimi. Saranno incazzati. E voi comunque dovete levarvi questa pareggita, però. Sì, però sarà dura con il Deportivo. Perché sono una bella squadra, vivace, fa gioco. Io ho visto oggi buona parte della gara. Hanno giocato bene in Deportivo, hanno fatto un buon gioco. Che dire, sarà una partita dura. Noi dobbiamo, cioè speriamo noi di avere un Marranca in più, perché senza l'apporto di Walter diventa dura, soprattutto fare il gioco diventa dura. Fermo restando che veramente tutti comunque alla fine danno l'anima, però l'apporto che può dare Walter è importante, molto importante. Quindi non può mancare, questo è un messaggio più rivolto a noi. Va bene, va bene. Ok, poi, allora, non puoi assolutamente mancare. Va bene, allora ti ringraziamo, ci vediamo sabato. Però stiamo restando con questo 1-1, non so, forse siamo ancora quinti. Siete imbattuti questo. Ma siamo là. Insieme ai Banalissimi siete imbattuti anche gli Spezzani. Sì, sì. Diciamo. Sì. C'è diciamo qualcosa, certo, di positivo. Andando a un punticino non lo so dove arriveremo, però sicuramente con l'equilibrio che c'è, la cosa buona è che siamo là. Certo. Vabbè. Dopo il Deportivo ci saranno i Banalissimi. È lì. Quindi. Un brutto periodo allora. Bisogna cercare di fare risultato contro il Deportivo, bisogna cercare di vincere. Che poi contro i Banalissimi è duro. Molto duro. Va bene Piero, allora comunque vedremo, affronterete partita dopo partita. Ci vediamo dai sabato prossimo, ok? Grazie, ciao. Tifoso dei Spurs, questo pareggio ha chiappato alla fine. Una bella notizia o una brutta notizia? Per me è brutta. Comunque e i suoi pro e i suoi contro, perché il pareggio è vero è stato acchiappato alla fine, però abbiamo attaccato dall'inizio anche quando stavamo sullo 0-0, abbiamo preso un golletto un po' si poteva evitare, poi il portiere loro è stato bravissimo, il migliore in campo sicuramente. Comunque partita molto bella, molto maschia possiamo dire, solo 1-1,
però diciamo lo spettacolo c'è stato. Un po' delusi, però è andata bene lo stesso, dai. Una certo come... Sì, infatti, per come messa la partita, ovviamente è un punto guadagnato. Per come per quello che si è visto in campo, per me è un punto. Oggi abbiamo visto Ciaravella in panchina, si ripete in campo. Per me è il nostro coach ufficiale, quindi in attesa della... Ad aprile mi ha detto che se ne parla. Punta per tornare contro quegli scarsoni dei Bayern. Non, non lo inquadrare, per favore. Non sono del Paulini e la Svezia. Il disturbatore all'Inter School. Comunque è un campionato strano un po' il vostro. Dobbiamo ancora ingranare per come abbiamo fatto l'anno scorso. Ovviamente il livello rispetto alla Serie B è altissimo. Certo. Secondo me questa, avendo giocato in Serie A anche gli altri anni, è la Serie A più difficile. Voi comunque la volevate vincere questa partita? Tutte le vogliamo vincere. Prossimo turno Rosenborg. Rosenborg. Prova di maturità. Spurs e Rosenborg o Rosenborg Spurs? È Spurs e Rosenborg. Uno fisso. Uno fisso? Sì. Giocate in casa. Che brutta battuta. Sì, sì. No, è per gli amici Mineo e Buffali di Rosenborg. Poi andranno a vedere. Voi siete d'accordo su questa, su questo pronostico di Claudio? Ma noi fondamentalmente le vorremmo vincere tutte. Partiamo col presupposto che ce la giochiamo alla pari con tutti. Se siamo di sapere che loro non mi vogliono nelle interviste perché loro sono modesti e sono tranquillo, io no. Se tu sei l'anno scorso mancavano due giornate e ancora puntavano alla salvezza, diciamo, parlavi con loro. Ha senso loro. Vabbè, più che altro c'è il portiere forte, poi dico se le ali hanno qualche problema. È normale che purtroppo. Purtroppo l'età è quella. Possiamo anche avanzare e coprire il portiere. Ok, non ce la fate. Vabbè, avete fatto la barriera sul portiere. Okay. Ok ragazzi, dai, ci vediamo allora sabato prossimo, va bene? Grazie, ciao. Ciao ciao.